Pomeriggio, siamo con Gilberto Gerra, responsabile del Dipartimento Prevenzione della Droga e Salute dell'Ufficio Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine dell'ONU, Vienna. Gilberto è stato tra i protagonisti delle sessioni mattutine di Eudor, con un intervento sulla situazione a livello mondiale delle droghe post-Ungas. Innanzitutto, domanda di rito, chiediamo a Gilberto cosa ne pensa di questo simposio Eudor. Un simposio organizzato da un gruppo di comunità terapeutiche che riuniscono e promosso da Via Nova e insieme con gli amici del progetto Ombra, progetto Uomo e Ichetea, che dà un po' il senso dell'evoluzione, cominciata tanti anni fa, un'evoluzione positiva dei trattamenti residenziali in comunità terapeutica, aperti al cambiamento e aperti all'innovazione. Questa idea dell'empowerment, per esempio, cioè del fatto che il cliente, il paziente che entra in un programma di trattamento non sia un recipiente passivo di interventi, ma qualcuno che riacquista dignità, diritti, prospettive di vita, considerazione sociale e diventa un po' il fabbro della sua propria situazione futura, è molto importante. E questo sempre più è impressionante anche notare come le comunità terapeutiche, in particolare queste organizzazioni della società civile coinvolte, abbiano evoluto nella direzione non solo di un processo rieducativo, riabilitativo, ma abbiano preso a carico completamente tutte le tematiche che la scienza ha portato in campo in questo settore, e cioè il grande tema per esempio della cura di una malattia cronica complessa, multifattoriale, come è stato riconosciuto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il fatto di doversi far carico dei disturbi mentali associati alla tossicodipendenza senza poter selezionare, senza poter scegliere pazienti meno gravi rispetto ai pazienti gravi. Oggi le comunità terapeutiche assorbono, credo, i pazienti più drammatici, più difficili da trattare e lo fanno con grande competenza, anche con l'uso dei farmaci, con un approccio a 360 gradi alla terapia, non limitato solo ai vecchi elementi dell'educazione e della spiritualità. Perfetto. Torniamo al suo intervento su Ungas, la sessione speciale ONU sulle droghe in Test New York lo scorso aprile. Da Ungas è emerso quanto il contributo della società civile sia stato importante per la realizzazione della dichiarazione finale. Allargando il discorso insomma, a livello globale, pensa che la società civile debba essere sempre più coinvolta nell'elaborazione appunto di politiche mondiali sulle droghe? Sì, a Vienna credo che il segretariato di Vienna abbia facilitato in tutti i modi una partecipazione attiva alla pari delle organizzazioni della società civile, che dico, non è stato attivo solo nello scrivere il documento. Devo dire che sono diversi anni che io vedo le organizzazioni della società civile avere uno scambio continuo, no? Una condivisione continua di contenuti con noi del UNODC, con la Commissione dei Narcotici, con gli Stati membri stessi, in qualche modo contribuendo a far maturare delle idee. E oggi le cose straordinarie, come dicevo stamattina, scritte nella risoluzione principale uscita dall'Assemblea speciale sul problema della droga e dell'Assemblea generale, questo documento contiene una serie di idee innovative, una serie di idee di nuove prospettive, di nuove strategie, di assunzione di responsabilità da parte degli Stati, che sicuramente loro hanno saputo affermare, hanno saputo in qualche modo elencare e definire, ma con la spinta, con l'integrazione, il continuo scambio con punti di vista diversi, si sono aperti veramente al dialogo con chi nel campo opera, con chi vede i pazienti veri, con chi ha a che fare tutti i giorni con le famiglie. Quindi in particolare nel mio settore, che è il Dipartimento Prevenzione della Droga e Salute, direi che metà del documento è centrato sull'orientamento alla salute nell'avere a che fare con il problema delle droghe, non solo con il problema della repressione. Questo è stato un contributo particolarmente della società civile e della comunità terapeutica. Ok. Altri aspetti positivi, meriti che ha avuto Ungas, a parte questo aspetto della società civile? Ma, per esempio, io credo che Ungas abbia aperto la scienza, come dicevo stamattina, abbia aperto al fatto che non ci devono essere stigmatizzazioni e discriminazioni di questi pazienti, che devono avere uguale accesso alla sanità pubblica, ha aperto il tema dell'accesso ai farmaci controllati, alle droghe controllate, sotto controllo delle convenzioni, per scopi terapeutici e medici.
quindi all'accesso ai farmaci per il dolore, ha avuto accesso al, ha avuto, diciamo, un grande rilievo anche sul discorso sulla tematica di alternative alla prigione, al carcere e al fatto di definire che la punizione per questi pazienti non ha alcun senso, no? Diventa semplicemente un aggravare la loro condizione. Ok. Ultima domanda, a livello di prevenzione di salute, quali sono in futuro le sfide più importanti per UNODC? Adesso per noi è il momento di aiutare, accompagnare gli Stati membri a implementare quello che hanno scritto. Basterebbe, io dico per scherzo, ormai io sono avanti negli anni, in qualche modo verso la fine della mia carriera professionale, basterebbe vedere applicato un decimo di quello che è stato scritto nel document della UNGAS, per esempio nel applicare programmi di prevenzione basati sulla scienza che esistono, che danno dei risultati misurabili, applicare e cominciare a estendere la copertura di servizi accessibili, appetibili e che possono essere alla portata di tutti per il trattamento delle tossicodipendenze. Oggi, come dicevo, uno su sei soltanto accesso al trattamento su scala globale, ma in certi continenti uno su 18, come in Africa, accesso al trattamento. Immaginate il lavoro che c'è da fare lì per pian pianino aiutare gli Stati membri a cominciare a costruire, a costituire un loro budget dedicato a questa materia, costituire i primi servizi come un po' abbiamo costruito in Italia dagli anni 70 in poi. Molto bene, grazie mille a Gilberto Giarra per lo spazio che ci ha concesso.